Appena due giornate di campionato di Serie D e nessuna squadra abruzzese è a punteggio pieno. Anzi, tre di loro sono a secco: Pineto, San Nicolò e Nerostellati. Con l'Aquila battuta in maniera non del tutto meritata domenica scorsa a Pesaro dalla Vis, una delle candidate alla vittoria finale, l'abruzzese è partita meglio, numeri alla mano, e la Vastese, che dopo un buon pari a San Marino, ha superato l'Avezzano nel derby dell'Aragona. No, l'ho detto sempre, io si lavora per la domenica, poi prima si arriva al traguardo della salvezza e poi dopo si guarda altrove. Il tecnico marsicano Giampaolo vede il bicchiere mezzo pieno in attesa della crescita generale della squadra e soprattutto degli attaccanti. Diciamo che lì davanti ancora non siamo al 100% perché Dos Santos sta riprendendo un po' la forma, Bramichi lo stesso, per cui dobbiamo ancora migliorare tanto in fase offensiva. Però per quanto riguarda, diciamo, l'atteggiamento, la prova dei ragazzi, a me è piaciuta. Io non posso solo che fargli complimenti perché in campo si è vista una squadra che ha personalità, che gioca, che fa tutte e due le fasi in modo egregio. Purtroppo ci manca in questo momento un risultato che ci creerebbe, diciamo così, un'autostima maggiore. Nell'altro derby di giornata il Francavilla ha annichilito i Nerostellati, la soddisfazione del tecnico Iervese. Il nostro pensiero deve essere quello di avere sempre un ritmo molto alto e di cercare di recuperare palla velocemente e attaccare la porta. E piano piano devo dire che i miei ragazzi stanno acquisendo questa mentalità che, ripeto, e deve essere a prescindere adesso il risultato, perché è facile parlare dopo una vittoria, però anche domenica ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché devo dire che quello spirito ce l'hanno sempre, quindi abbiamo lavorato tantissimo su questa mentalità, la dobbiamo portare avanti fino alla fine del campionato. Falsa partenza per il Pineto, con Matelica e San Marino 0 punti e 0 gol fatti, e domenica derby casalingo con la Vastese. Positive nella gestione della palla, però siamo mancati, ecco, gli ultimi 16 metri. E abbiamo giocatori con caratteristiche diverse, quindi magari dobbiamo un po' adattare i modi a seconda delle caratteristiche dei nostri giocatori. Sinceramente abbiamo incontrato due squadre forti, ma d'altronde non resto sorpreso di questo, perché la Serie D è cambiato, equilibrato, tutti hanno un organico competitivo. Domenica sarà un'altra battaglia, sarà un derby, cercheremo di riscattarci fin da domenica prossima.